Ciao, io sono Gianfranco e questo è Dreamlike Cinema. I grandi registi, come tutti i grandi artisti, tendono sempre a raccontare la stessa cosa. Spesso una parte di sé che si ripete continuamente e che ritroviamo in tutti i film della propria opera. Un po' come fa un pittore che consciamente o inconsciamente ritrae sempre lo stesso soggetto. Il tema che ricorre maggiormente nei film di Sergio Leone è il tema dell'amicizia. Per Sergio Leone, l'amicizia è come l'amore. Può essere piena di incomprensioni e rancori, ma soprattutto, proprio come in amore, non si sa mai per chi si può perdere la testa. Così anche nell'amicizia non sappiamo mai chi potrà essere nostro amico e, a volte, lo diventa proprio la persona più improbabile. Saludos, amigo. Non è prudente andare in giro fuori dai propri recinti. Forse ha sbagliato strada. O forse ha sbagliato addirittura paese. Secondo me ha sbagliato a venire al mondo. Se cerchi lavoro, conciato come sei, puoi fare lo spaventapasseri. O chissà che non siano i passeri a spaventare lui. Prendiamo in considerazione per un pugno di dollari. Qui il tema dell'amicizia diventa fondamentale per la risoluzione della trama. Salve. Salve. Infatti sarà il proprietario della locanda Silvanito che, oltre ad informare Joe sulla vita della cittadina, lo aiuterà, da vero amico, a tornare in forze per affrontare Ramon. Così non diventerai mai ricco. Tutt'al più riuscirai a morire. Con tutti i guai che abbiamo, ci mancavi anche tu adesso. Si può sapere cosa cerchi? Da mangiare e da bere. L'acqua è là. No, non bevo acqua. Già, mangiare, bere ed uccidere. Non siete capaci di pensare ad altro. Già, è vero. A proposito, non posso mica pagarti. Se in un pugno di dollari il tema dell'amicizia era forse ancora in incubazione, in Per qualche dollaro in più viene espresso ancora più esplicitamente. Viviamo infatti tutte le evoluzioni del rapporto tra il colonnello e il Monco, i due bounty killer protagonisti, che all'inizio del film scoprono di essere in concorrenza nel dare la caccia ai ricercati e ottenerne le taglie. Ecco qua, $1,000. E di Cavana avete notizie? Una settimana fa lo davano a White Rock. Grazie. Se la cosa vi può interessare, c'è un altro che va in giro facendo la stessa domanda. Chi? Un tipo molto svelto. Lo chiamano il Monco. Il rapporto si modificherà arrivando a condividere anche tristi ricordi intimi tra i due, fondamentali per la trama del film. Il colonnello non voleva uccidere l'indio per soldi, ma per vendicare la sorella che si era suicidata per disperazione mentre l'indio abusava di lei. Il Monco, ormai amico del colonnello, lo aiuterà a consumare la sua vendetta. Colonnello, prova con questo. Mm.
Figlio, un gioco lo conosci. Né il buono, il brutto e il cattivo, lo schema si ripete. Qui, da un accordo prettamente economico tra il buono e il brutto, nasce un'amicizia molto inconsueta dal quale rapporto non si capisce mai se i due si stanno aiutando oppure vorrebbero eliminarsi a vicenda. Ehi, tu! Lo sai che la tua faccia somiglia a quella di uno che vale $2,000? Già. Ma tu non somigli a quello che l'incassa. Qualche passo indietro. Quant'è che vali adesso? Lo sai, no? $2,000. Appunto, $2,000. Ah, mica male, eh? Oh, dico di puta che te pario! Ma me lo fai, Ti voglio veder crepare! In questo film, Leone racconta l'amicizia non convenzionale, delineandone le anomalie, gli alti e bassi e le contraddizioni. Un'amicizia che prima di diventare tale, prima di iniziare, insomma, sembra finire più volte. Maledizione, la colpa è mia, 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 tutta mia! Una cosa ti dico però, Se io sapessi che è arrivata la mia ultima ora, te lo giuro, Insomma, se io fossi al tuo posto, lo direi dove sono i dollari. Lo direi davvero. Direi quel nome scritto sulla tomba. Quando è morto, che te ne fai dei soldi? Io il nome del cimitero lo so, ma chissà quante ce ne saranno di tombe. E io non... Biondo, lo vuoi il caffè? Su, bevi, dimmelo, dimmi quel nome, E io ti giuro che appena metto le mani su quei $200,000, onorerò la tua memoria. Guarda, te lo giuro, una messa al giorno ti faccio dire, cantata. Avvicinati.
Io dormirò tranquillo, perché so che il mio peggior nemico veglia su di me. L'amicizia di Armonica e Cheyenne in C'era una volta il West nasce in maniera non troppo giustificata dalla sceneggiatura rispetto ai precedenti film, ma non per questo arriva con meno forza narrativa. Ben pensare, la loro amicizia nasce come quelle amicizie vere che nella vita sono totalmente inaspettate e inspiegabili. Quelle amicizie che a volte nascono proprio dopo essersi odiati. Ma come cavolo ti chiami? Sean. Come? John. Come ti chiami? John. Ma è fantastico, pare impossibile. Ma come, io mi chiamo Quang e tu ti chiami John? Siamo Quang e John. E allora? Ma come allora? Ma non capisci? È come se fosse un segno del coso, del destino. In giù la testa c'è un doppio rapporto d'amicizia. Il primo costruito similarmente agli altri film e il secondo rapporto vive nei flashback di John, nei quali ci viene raccontata un'amicizia tradita che John farà fatica a dimenticare in quanto vivrà con il rimorso di aver ucciso il suo grande amico che lo aveva denunciato come rivoluzionario dell'Ira. Non tutti sanno che Il mio nome è nessuno è stato voluto e prodotto da Sergio Leone e, anche se non risulta accreditato come regista, ha girato le scene più memorabili del film. Mentre in giù la testa John fa diventare Juan un eroe della rivoluzione, in Il mio nome è nessuno Terence Hill, cioè nessuno, fa di tutto per far diventare Jack Beauregard un mito di cui poter leggere nei libri di storia, probabilmente trascendendo l'amicizia tra i due. Finiresti sui libri di storia. 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 Un'amicizia è un rapporto complesso e come tale ha alti e bassi, sfaccettature spigolose, difficili da spiegare a parole. In C'era una volta in America, il rapporto fra Noodles e Max scava ancora più a fondo rispetto ai precedenti film. Che faresti senza di me? Oh! Tra loro c'è un'amicizia complessa che attraversa l'arco di un'intera vita.
ma solo nel finale del film si potrà giudicare se è stata vera amicizia o semplice opportunismo. Per Noodles l'amicizia con Max però è talmente importante che ignorerà volontariamente di essere stato tradito dall'amico, pur di non rinnegare la loro amicizia, il cui ricordo, probabilmente, lo ha aiutato ad andare avanti nei lunghi anni in cui ha dovuto nascondersi per non essere ucciso. Infatti, anche avendolo riconosciuto, Noodles farà finta che il signor Bailey non sia il suo vecchio amico Max, rifiutandosi di sparargli come lui aveva chiesto di fare. Molti anni fa avevo un amico, un caro amico. Lo denunciai per salvargli la vita. Invece fu ucciso. Volle farsi uccidere. Era una grande amicizia. Andò male a lui e andò male anche a me. Buonanotte, signor Bailey. Un altro elemento ricorrente nell'opera di Leone è la presenza dei bambini, un punto di vista puro, vittima di una realtà spesso violenta che serve a Leone per mostrare il suo personale sguardo infantile, che ha sempre mantenuto fino al suo ultimo capolavoro, dove un bambino compra un dolce da portare ad una prostituta che in cambio gli farà perdere la verginità. Ma anche se il giovane da grande diverrà un gangster spietato, oggi ha deciso che ancora non è arrivato il momento di crescere. Che volevi? Dio! Mamma mi ha detto che mi cercavi. Oh, sì, no. Ma avevano detto che... Cosa? Beh, che sarà per un'altra volta. Sergio Leone, uomo c'è diventato e come, ma ha deciso di non dimenticare l'infanzia, almeno attraverso quel meraviglioso gioco che si chiama cinema. Un gioco che spesso, nelle sue mani di artista maturo dallo sguardo di bambino, è diventato magia e pura poesia.